The winner is Marco Pezzoni. Si chiama Marco Pezzone, è un trentenne tarantino ma ormai anconetano d'adozione che lavora in uno storico locale di Palombina. Al caffè Milani di Como si è laureato campione italiano dell'Espresso, non miglior barista d'Italia come tiene a sottolineare, in una sfida molto particolare. Questa competizione che protegge la tradizione dell'Espresso italiano in 11 minuti, tarare la propria attrezzatura. Preparare 4 espressi tradizionali italiani certificati IEI e 4 cappuccini certificati italiani che venivano giudicati da una giuria tecnica nella preparazione e sensoriale nell'assaggio alla cieca. Quali sono stati gli inizi di questa avventura? È lo stesso Marco a raccontarlo. Questa passione è nata con la latte art, decorazione dei cappuccini. Per me è stato come un gioco. Poi mi sono innamorato di tutto quello che comprendeva la filiera del caffè, quindi dalle piantagioni alla tazzina, perché c'è un immenso lavoro dietro, dai metodi di lavorazione alla coltivazione. E non tutti sappiamo bene da dove deriva, da dove viene. Sappiamo meglio quanto costa la tazzina, ma non da dove viene, che qualità beviamo, che tipo di caffè, che origine ha. Una vera passione per il caffè, insomma, ma ora, dopo la conquista del titolo italiano, si guarda avanti ad altri obiettivi ancora più ambiziosi. Si va al mondiale a ottobre, campionato mondiale dell'Espresso Champion, è una cosa che sognavo da anni, nel mio ambiente, nel mio mondo, è comunque sia il coronamento di anni di duro lavoro.